Salve ragazzi, ritorniamo dopo un po' di tempo su Tomb Raider. Ci facciamo l'episodio Legami di Sangue, dove dobbiamo esplorare. Allora, il maniero Croft. Questo si dovrebbe giocare dopo aver finito la storia, perché potrebbe esserci spoiler, quindi io siccome l'ho finita, vediamo cosa ci aspetta in questo episodio esplorando il maniero. Mamma mia, che ricordi. Con il vecchio Tomb Raider quando c'era il maggiordomo. Però è un po' lungo il caricamento di sto coso, eh. Ultimo avviso. A Lara Croft, quale attuale inquilina dell'immobile, la presente costituisce l'ultimo avviso in merito alla cessazione del suo contratto di possesso del maniero Croft. È pregata di sgomberare i locali del suddetto e di cederne la proprietà al signor Atlas de Mornay, amministratore patrimoniale. Lara, è stato molto spiacevole per me agire così, ma mi hai costretto. Come sai, i tuoi genitori mi hanno nominato amministratore patrimoniale in caso di loro assenza. Da quando tua madre è scomparsa, la sua morte non è mai stata dichiarata ufficialmente. E considerando le particolari circostanze in cui è morto tuo padre, non c'è da stupirsi se non ha mai stilato un regolare testamento. Purtroppo non hai alcun diritto legale sulla proprietà. Voglio venirti incontro e negoziare una modesta mensilità dal tuo fondo fiduciario, ma solo se lascerai il maniero entro la fine della settimana. Non farmi la guerra, Lara. Tua madre non vorrebbe. Cordialmente, Atlas. Deve esserci un testamento o qualche prova che riveli cos'è successo alla mamma al maniero, da qualche parte. Non ci La sono i cassaforte sottotitoli. di papà. E non ci sono i sottotitoli. Non ci sono i sottotitoli. Sì, con colore. Sì. Allora, in pratica ci è arrivato uno sfratto che ci dice che a quanto pare la casa è in vendita, quindi dovremmo cercare. Serve la combinazione. Deve trovarsi da qualche parte fra le carte di papà. Forse nella biblioteca. E noi controlliamo. Comunque dicevo che a quanto pare ci è arrivato uno sfratto e noi dovremmo cercare un La modo mia corona per. di compleanno. La sfoggiavo con orgoglio. Delle sande. L'ho scritto io. Avevo una bella grafia. Sì, molto direi. Ok, qualche altra cosa? Beh, c'è parecchie cose da vedere qui, quindi vediamo questo di qua, il registratore. Che serata! Chi l'avrebbe mai detto? Ho conosciuto una persona. Non mi succede spesso. D'altronde sono sempre così sommerso dal mio lavoro, così preso dalle mie scoperte, che non mi sono mai preoccupato di guardarmi attorno. Lei era lì, seduta al mio stesso tavolo in biblioteca. Si chiama Amelia e a quanto pare è da un po' che studia proprio lì, accanto a me, storia dell'arte, per la precisione. Le ho parlato delle mie ricerche, cosa che per prudenza non faccio mai con nessuno, ma volevo vedere la sua reazione. E lei non mi ha deluso. All'improvviso mi sono sentito in una specie di partita a scacchi mentale. Studiavo le mosse e le contromosse da fare durante il dialogo. A un certo punto l'anziana bibliotecaria poverina ci ha addirittura dovuti zittire, come fossimo due ragazzini. Mi sento uno stupido per non averla notata prima. È una donna intelligente, la prima che abbia mai messo in discussione le mie idee. A dire il vero, non so se lei in questo momento si senta euforica come me, ma sicuramente la conversazione è stata stimolante per entrambi. Per la prima volta dopo tanto tempo mi ritrovo a pensare a qualcos'altro oltre le mie ricerche. Spero di rivederla domani. Sono veramente I euforico. miei erano una gran bella squadra, fonte di ispirazione l'uno per l'altra. E infatti questo era il diario del padre, che a quanto pare ripercorre i ricordi di quando conobbe Papà la voleva moglie. mandarmi a Oxford, ma io ho scelto la University College London. Wow, sembra vero. Roth una volta mi ha fatto un finto attestato di laurea da mostrare a papà. C'è qualcosa dietro? No. Cassetto, vediamo cosa c'è nel cassetto. C'è niente.
qualche altra cosa. No. La mappa di papà delle città dimenticate nel nord della Siria. C'è niente. Ah, c'è qualcosa. Non sapeva quanto fosse vicino a scoprire la tomba del profeta. Sì. Però l'abbiamo scoperta noi. Allora, la cassaforte. Quella non letta. Qua c'è un quadro. Una foto di papà e Ana. Ana. Non mi sono mai piaciuti gli abiti. Però il colore non era male. Carino. Non c'è niente. E dove cazzo sarà sta combinazione? Questo deve essere mio nonno Benjamin. Benjamin. Non c'è niente. Da vedere, no. Non trema, quindi niente, nada. Qualche altra cosa? C'è sto libro. Finalmente ho presentato Richard alla famiglia. È andata esattamente come immaginavo. Mamma è stata gelida, ma educata. Papà ha mostrato indifferenza e disinteresse. E Atlas non si è sforzato troppo di nascondere il suo disprezzo. Ovviamente disapprovano. Per loro Lord Croft è l'uomo che vuole portare via l'amata figlia e rovinare il suo lungo fidanzamento. Non avrei comunque mai sposato l'orrido conte di Farringdon. Teoricamente dovrebbero essere felici di vedermi corteggiata da un vero lord. Il problema è che si tratta di Richard Croft, che ai loro occhi ha distrutto da solo una famiglia un tempo grandiosa. Ora però è troppo tardi. Richard ha affrontato i loro velati insulti e la loro mancanza di rispetto con grande calma e dignità. So che l'ha fatto per me. Credo di essermi innamorata di quest'uomo. Il tempo che ho passato con Richard me ne ha dato ulteriore conferma. Ok, questo era il diario di Deve sua mamma. È stata dura per mamma non accontentare la famiglia, ma sono felice che sia andata così. Beh, in effetti. Abbiamo gli armadietti qui sotto. Qui non c'è nulla. Un libro. I libri di papà sui miti dell'immortalità potrebbero essermi utili per la mia ricerca. Truth behind myth. La verità dietro il mito. Cioè, ho letto il titolo, c'era scritto il titolo in italiano, ma quando sono deficiente. Codice a barre, non c'è niente, non si apre nulla. Va bene. Certo, non è che sono una cima in inglese, però certe cose. Cos'è? Una reliquia. Una delle maschere Yoruba di papà. Il regalo di un amico che ha conosciuto in una spedizione in Nigeria. Molto, molto carina. Però qui non c'è nulla. Nello studio almeno non c'è nulla. Ho controllato tutto. Credo. Sì, mi pare di sì, aver controllato tutto, no? Non c'è nulla, quindi. Non mi evidenzia nulla, quindi direi che c'è niente di combinazione neanche mezza. La porta della biblioteca. La biblioteca non si apre. Benissimo. È chiusa. Deve esserci un altro modo. Trovo un percorso alternativo. Che bello, pure percorsi alternativi. Questo cos'è? Una mappa. Questa è la mappa che ho disegnato per la mia prima spedizione con papà. Mostra il passaggio che usava la servitù per la biblioteca. Aspetta, quella, la parte sopra è lo studio. C'è una porta segreta. Guarda. Aspetta, ma questo? I manufatti di papà della Valle del Nilo. Ho sempre adorato guardarlo. Papà si era appassionato ai miti dell'immortalità dopo le sue spedizioni in Egitto. Che bella, molto molto bella. Allora, vediamo questa porta di qua. Aspetta, potrei raggiungere la biblioteca passando dal vecchio corridoio della servitù. Si può aprire? Yes. È troppo buio. Mi che serve ci sei? Una torcia. Che ci sei, fantasmi? Ma dai, senza torcia non c'è più. Ma dai, ma che cazzo è? Ci si poteva abbassare benissimo. Qui c'è un altro quaderno, un altro
un'altra nota. Ciao papà. Ultimamente penso tanto a mamma. Vorrei sapere qualcosa di più su di lei. Come vi siete incontrati? Com'era? Winston mi ha detto che era una grande artista. Ci sono dei suoi quadri chiusi nell'ala ovest. E poi vorrei anche sapere se mi voleva bene. L'ha mai detto? Forse è una richiesta sciocca, ma magari la prossima volta che torno a casa potresti raccontarmi qualcosa in più su di lei. Questo credo che sia che erano di Lara, credo. Uno zainetto. Si può controllare? No. Qui? Nada. Una stufetta, bella. Un computer. Degli orologi. Qui. Lara, ho esaminato il referto del tuo terapeuta. Devo dire che sono stato molto sorpreso di constatare che sei in perfetta salute. Mi risulta difficile credere che hai abbandonato così in fretta le tue folli pretese. Dove sei stata nelle ultime settimane? La mia segretaria ha scoperto che hai comprato un biglietto aereo per la Turchia per il 20. Non penso che tu ci sia andata per fare la turista, come hai dichiarato. Lo so che hai in mente qualcosa, ma giuro che non ti lascerò dilapidare i beni dei Croft in nome della stessa maledetta ossessione che ha portato alla morte mia sorella. Sei ancora in tempo per rinunciare volontariamente ai tuoi diritti sul maniero. Se non lo farai, troverò io il modo per tagliarti fuori. Cordialmente, Atlas. Atlas è lo zio, a quanto pare. Da quello che ho letto nella lettera. Questo? Ehi là, salve Lancillotto. Non ti preoccupare, non ti prenderò la spada stavolta. Beh, se la prendessi non sarebbe male però. Porca la grande sala. Mi piaceva tanto giocare qui da te. Sarà una delle prime cose da mettere in posto. Oh mio mio. Ad avercela io una casa del genere. A parte che mi sarei perso in ogni stanza. Una statuetta della Fenice. In la sintonia Fenice. Con la concezione dell'immortalità di papà. Risorgere dalle ceneri e rinascere. Eh sì, il mito della Fenice. Che rinasce dalle sue ceneri. Mazza che casino che c'è qui. Uno spigno, un baule. Non si può aprire. Attenzione. Il passepartout, ma vaffanculo. Che c'è qui? Porta sigaretta. Ah. La maggior parte delle sue cose è nell'alloggio per gli ospiti. Cosa ci faceva qui? Un porta sigarette. C'è una scritta in basso. Uno spiccato senso dell'umorismo. Cioè, smetti di fumare con amore, Richard. Cioè, sarebbe il padre. Il padre. Interessante. Va bene, raga. Termino qui per questo episodio. Ci rivedremo nel prossimo. Ciao, ciao.